Una Juventus patriottica, senza i tre stranieri e con una difesa letteralmente rivoluzionata, si è illusa per la seconda domenica consecutiva. La classifica infatti non cambia, nonostante il successo per 3-1 contro un Napoli, che senz'altro ha raccolto molto meno di quanto ha seminato. Scappa subito! Cosa c'è? No, volevo chiedere cosa c'è? Se anche lei è d'accordo con Trapattoni che le reti Fininvest tirano la volata al Milan. No, i rigori, lo dice lui. Sì, vabbè, no, io l'impressione, guardi, sappiamo tutti che chi più sei in area di rigori, più rigori prende. Credo anche che il Milan, non mi ricordo quanti ne ha avuti, 10, quindi dice che ne potrebbe avere 14. Credo che è anche vero, ma sono quelli che ha avuti al momento che li ha avuti che conta. Quello è un po' più dubbio. Grazie. Destino vuole che la massima punizione sia l'ospite d'onore di Juventus-Napoli, prima sui taccuini e poi sul terreno di gioco. Dopo due minuti, infatti, un intervento di Ferrara nei confronti di Schillaci viene punito con il calcio di rigore. L'esecuzione dal dischetto è di Roberto Baggio. La squadra di Ranieri non ci sta. Mentre la retroguardia pare anche troppo elastica nelle marcature, il complesso si accorcia con efficacia a centrocampo, carica parte a ritmo serrato e Francini sfiora il pareggio. Quando l'unico straniero Kohler esce infortunato al ginocchio destro, la signora sorella d'Italia sembra matura per il colpo di grazia. Al contrario, invece, la consapevolezza del momento delicato migliora la tenuta difensiva dei padroni di casa, convincenti in Carrera, Galia, De Agostini e Conte. In avanti, inoltre, non c'è solo Baggio, ma anche uno Schillaci prorompente, che viene affrontato in questo modo da Francini. È il secondo calcio di rigore della partita, inevitabilmente discusso, al 43esimo del primo tempo. Dal dischetto arriva la 12esima rete del fantasista bianconero. Nella ripresa, Ranieri innesta Mauro al posto di Corradini e Napoli comincia a macinare un cospicuo volume di gioco, illuminato però di rado dalle conclusioni. Zola, Careca e Silenzi non trovano varchi agibili e nel tentativo di accompagnarne l'azione, la squadra si sbilancia in avanti, favorendo la rete del 3-0 realizzato da Marocchi. Schillaci e Corini, subentrato a Casiraghi, avrebbero altre opportunità per arrotondare il risultato, ma con uno scarto di gol francamente esagerato. Sull'altro fronte, comunque, si deve attendere un retropassaggio corto di Marocchi a 5 minuti dallo scadere per assistere almeno al gol della bandiera, siglato dal vice Silenzi Padovano. Dopo questo poster Benetton, Cesari Tacconi, ascoltiamo al microfono di Franco Costa, Baggio, Crippa, l'addetto stampa Paoletti in rappresentanza di Ferlaino e Trapattoni. Nell'intervallo Milan perdeva, voi vincevate, ci avete fatto un pensierino dentro gli spogliatoi? No, perché anche domenica scorsa con l'Atalanta ci eravamo illusi così, anche se l'Atalanta era andato in vantaggio troppo presto, per cui così non ci abbiamo pensato più di tanto, il nostro pensiero è rivolto al Napoli. Senti, tu però hai applaudito Baggio per il lancio sul terzo gol. Sicuramente ha fatto una grandissima cosa, Roberto è un campione, così mi sono complimentato con lui perché ha fatto così una giocata fuori classe. Beh, il presidente ha detto che forse era meglio restare a casa. A caldo forse è giusto dar ragione al presidente, però poi ci sono ancora tante altre domeniche di campionato, quindi si va avanti. Dobbiamo parlare di questa partita, ci sono degli episodi sicuramente dubbi, li rivedremo alla moviola, alle varie moviole. Dobbiamo sperare che questi episodi non si verificano più. E devo dire che buon per noi che ci siamo adeguati immediatamente e quindi abbiamo fatto la nostra una gara dove c'era molto da soffrire, dove i risultati, anche quello di Parma, ci mettevano nella condizione psicologica appunto di mantenere questa vittoria sul Napoli. È stata molto sofferta, però indipendentemente da uno o due gol di differenza è chiaro che mi sembra che nel contesto generale abbiamo avuto delle buone occasioni e abbiamo meritato di più.